creare delle responsabilità, assumere forte responsabilità, l'etica delle responsabilità e non l'etica delle intenzioni, è l'impegno a rendicontare ciò che si fa, a misurare sui comportamenti, sulle chiacchiere, la linea di condotta di ognuno. E noi abbiamo bisogno di sostanza e non di utili formalismi, di ritualità vacue, e abbiamo però bisogno di costruire una grande alleanza di tutti coloro che hanno responsabilità, ma soprattutto con ogni singolo cittadino per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti, perché la città possa costruire il proprio futuro sapendo che in questo nuovo anno davvero troveremo ciò che ci porteremo, arriverà dal nostro impegno. Serve un impegno corale da parte di tutti. A questo allude la parola patto, e in questo senso ognuno facendo il suo mestiere, io penso che per la coesione sociale e civile del nostro territorio sia necessario ricostruire, diciamo, questo patto per il futuro del territorio. Sarà un 2013 importante del nuovo ospedale, sicuramente la comunità culturale che resterà come emblema del 2013 appena cominciato, ma sono tanti i fronti che si apriranno importanti nel futuro, che il 2013 si attende per Pistoia. Io mi attendo un futuro come è stato il passato più recente, carico naturalmente di difficoltà, in particolare per il sistema produttivo, per il lavoro che manca, al quale occorre reagire con un impegno formidabile, un silenzio operoso per l'appunto che proseguirà da parte dell'amministrazione su molti fronti. Innanzitutto più lavoro, quindi l'impegno perché condizioni di un nuovo sviluppo di qualità per il nostro territorio, non meramente quantitativo ma qualitativo, in sinergia, diciamo, con le ragioni dell'ambiente, della salute delle persone, si possa determinare. Un'attenzione particolare a questa dimensione della città come capitale europea del verde, anche come vettore di qualificazione turistica della città, un investimento sull'arredo urbano, sulla qualità della città, dei suoi spazi frequentabili per renderla più attrattiva, nuovi investimenti sulla città, sia sull'impiantistica sportiva, sull'edilizia sociale, sugli impianti connessi alla istruzione, quindi anche sull'edilizia scolastica, cioè le cose fondamentali che, coniugate con la messa in sicurezza del territorio, l'attenzione alla manutenzione, formeranno, diciamo, fronti di impegno insieme con l'investimento sul nuovo ospedale molto rilevante. Naturalmente sul nuovo ospedale si tratta di ragionare per i servizi che avranno l'ospedale e anche per come si ridefinisce il destino dell'area del centro, su cui stiamo definendo un protocollo di intesa molto positivo, secondo me, con l'azienda sanitaria e con la regione. Questa vicenda è una vicenda rilevante che, insieme con il nuovo regolamento edilizio, il nuovo regolamento urbanistico, segnerà anche una nuova strada della pianificazione pubblica della città. Insomma, questi e molti altri saranno gli impegni che verranno e noi affrontiamo con grande serenità per l'ambiente, per una nuova mobilità pubblica più coraggiosa, per la riqualificazione del territorio, per il sostegno alle famiglie in difficoltà, senza arretrare nei servizi, anzi qualificandoli e cambiando dunque anche la fisionomia del comune, che sempre di più dovrà superare, diciamo, inerzie burocratiche e rendersi disponibile per corrispondere in presa diretta alle esigenze della vita delle persone normali.